Allora, ciao a tutti e bentornati, naturalmente. Ve lo dico subito, questo è un bioma stupendo, fantastico, straordinario. Credo di essermi fatto capire. Il titolo, o meglio il nome del bioma, è 100 Diamonds Seeds, che sarebbe poi tradotto il bioma dei 100 diamanti. Dico subito che questo bioma lo si può trovare nella versione 1.7.10, 1.7.9 e 1.7.2. Tra l'altro poi può anche essere compatibile, ma provate perché non l'ho testato, per la 1.7.5 e la 1.7.4. Comunque, dopo questa breve introduzione, vi dico subito cosa contiene questo seed e come mai è così fantastico. Allora, questo bioma contiene innanzitutto uno spawn che è veramente straordinario, perché avete subito allo spawn un villaggio, quindi è stupendo, quindi con risorse, eccetera, eccetera. Dovrebbe esserci anche il fabbro. Poi questo villaggio, quindi lo spawn, è circondato da delle montagne molto molto belle e in più sono belle anche perché sono inserite all'interno del bioma della savana, quindi subito lì a portata di mano avete tutto. E il bioma della savana è poi circondato dal bioma chiamato Mesa. Vicino poi allo spawn troverete, perché non è mica finita qui, un tempio desertico e poi ne troverete anche un altro con un libro incantato, vicino a una foresta, quindi a un bioma diverso. Infine, questa è la ciliegina sulla torta, troverete poi il portale del Land all'interno sempre del bioma Mesa. Allora, visto che il mondo è molto molto grande, vi lascio qui in descrizione le coordinate, quindi ripetiamo le coordinate del villaggio, che però è poi lo spawn, quindi quello in cui spawnerete con il seed che poi vi darò. Poi le coordinate del bioma della savana, quello del bioma Mesa, dei due templi desertici e infine poi del portale del Land. Le coordinate appunto ve le lascio in descrizione. Per il seed, cioè quando create un nuovo mondo, avete la possibilità di chiamarlo o 100 Diamonds, scritto 100 Diamonds naturalmente, oppure, ve lo dico anche a voce, le coordinate sono -13391833346. Comunque poi vi scrivo tutto qua sotto in descrizione. Il bioma funziona, l'ho testato in prima persona. Se avete per qualche problema, scrivete pure qui sotto. Un ultimo consiglio: per chi non lo sapesse, per chi magari se lo fosse dimenticato, c'è un comodissimo comando che è slash tp e poi mettete le coordinate, quindi che ne so, slash tp 112, poi spazio 68, poi spazio 131 e in questo modo verrete immediatamente teletrasportati nel posto che volete. Se per qualche motivo non funzionasse al primo colpo, fatelo una seconda volta e vedrete che in automatico vi teletrasporterà. Ripeto, se avete problemi, scrivetemi qui sotto. Ciao a tutti.